Muni Shasane Karma Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajrad Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Oma Guru Vajradara Sumati Muni Shasane Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajrada Mati Muni Shasane Karma Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradara Sumati Muni Shasane Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradara Sumati Muni Shasana Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradara Sumati Muni Shasana Uta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradara Sumati Muni Shasana Uta Vardani Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Hum Dagi Chetsun Lama Tuje Che Nyam Da Dala Tuje Si Su Su Gibe She San Dala Tendo Su Uyun Sungi Na Wa Tse Do Su Tse Che Nyine Su Va De Pe Se De Chen Kurlu Yisu Lik Shu Ne Yila Sambe De De Ma Le Pa Gemi lungi drupra jingi lo tsuni sodan dikdun shope tse dungi namgi yinsu likshu ne lapchen tsuni yonsu zopa dan cherangi dun chungra jingi lo chanchu pargi nincen tukundu nyu peme siudru likshu ne chanchu drupe gegin kunshishi tungin dela drupra jingi lo dagi lo na chola chokpa dan chemi samcho nginba shiwa dan chodan tumbe dhebe ma Lingi dubra jingi lo dorna tene sera tamche dan teche pardo nega tamche to rese kemne lama kelem tukje chingi dala sikso so gongya dewe nyamda dacha la jitsun lame tuje rabgon kudan sungi nawa drame to nyamso nyongwe kesan toprash Kewa kundu yanda lama dan rame chigi bela longche chin sada rangi yende razo ne dorje changi koba nyur tobe shu Pakyuki kudan dagi alu pakyuki sundan dagi ma pakyuki tudan dagi yim teyir mechidu chingi alu Makyuki kudan dagi olu, makyuki sundan dagi ma, makyuki tudan dagi im, ten yerme çiktu çingi olu. Muni maha, muni şakya muni svo. Sangi chuna zogi chuna la Chanchu pardu dani kipsu chi Dagi jinsu gibi sonam ki Rola pinchira sangi drupra shu Sangi chuna zogi chuna la Chanchu pardu dani kipsu chi Dagi jinsu gibi sonam ki Rola pinchira sangi drupra shu Sangye chodan tsogye chonam la Chancho pardo dani kyesu chi Dagi chinso gibe sonam ki Drola pinchra sangye drupare sho Simje tamje devadan Dewe gyudan dembra kyurche Simje tamje dunga dan Dunga gi gyudan chavra kyurche
simje tamje dunga me be dewa dami dreura gyur simje tamje nirin chada nidan rewe tang nyom la nebra gyur ji simje tamje lusim ge dunga le sojin chayu lusen dewa dan dembra gyur simje tamje nga so topchin chinan me ju koyo tangshin samra ne gyur ji simje tamje dan zambu lingi kendro tada chinage shide da tukun dembra kyurchi simje tamje dewa dan dewe gyudan dembra kyurchi simje tamje dunga dan dunga gi gyudan chavra kyurchi simje tamje dunga mepe dewa dan mi trevra kyurchi simje tamje niri chad nidan rewe tan yomla nebra kyurchi Tamje lusim ge dungale soshin chayu lusim dewa dan dembra kyurche simje tamje ngaso topchin chinane ju koryo tangshin samane gyurche simje tamje dan zambu lingge kendro tada chinange shideta Dembra kyurchi simje tamje dewa dan dewe gyudan dembra kyurchi simje tamje dunga dan dunga ge gyudan chavra gyurchi simje tamje dunga mebe dewa dan mitre ora gyurchi simje tamje nirin cha nidan rewe tang nyom la nebra kyurchi simje tamje lusim ge dunga le soshin chayu lusim dewa dan dembra kyurchi simje tamje maso topchin chinan nuchu koyu tangin samane gyurchi simje tamje dan zambu lingi kendro tada chi Nage shide dan tugun dembra kyurchi. Tugra ne rapkra shusra punre chunzin sirchigi gyabo kunge losan. Sedan cheba nedre shiksu so dingi nangka zindri pende ten chuzun lama gibi zumkra chen davlo debi sona shinju tutemba gechi kekira shuksu so Gungun Jawe Lodru to Kesanawe Gingiro Lixi Son Tabe Bigiro Lame Tebe Kutundu Jimbe Tunde Lachat Yuan Chuyo Nazo Medo Dan Tishin Dubu Nase Tish Musha Yidru Jirin Gazo De Sona Shincho Kela Chubab Kaji Tome Tene Sabo Lunga Yezo Migi Shigi Dan Kebra Domba Sungi midin jo nine gyoba chakbe sosro sha nime tudiro mangdo dubla zun juge babe del churu dun gumbo kyugi labjen zeba la daja samba tabe iram kenam ge chugu kala kinze tintre ne chidra sambe deje zema la sabge chugi chaba abdu zo namda veze yine shimba ye sumjo gula charnu mingaya tame nango sugura abayi sede bardu minu tempra shu da zo jingi sabi gewa de tendan ruwa gula kambe dan kebra jizun lo san trapa tembe nimbo rindu seje sho mingme zive dirjen jiri zitime kimbe wambo jambe yandubo malu jumze sanwe dan kanche kebe zuge tsongka ba lo san trape shabla solwa dip tera gondo gyawa tsongka pe tekjo shingi ngodru zive tu gyawe ngakbe lamso tingele geje tsamyan dobra margiru Sangye chodan so jo la chan chu par du kya su chi da dan shin dun ru le tu da gi chan chu sem ke to ya cho cho da na shu pa yin sangye chan chu sem ba sen da gi to pe chan chu chir
tene chancho semke atos sangye chudo so cholaya chancho pardo kyapsu chi dadan shindun ruble tu dagye chancho semke to chocho dana shupaye sangye chancho sembasu dagye tope chancho chir Tene chancho semke ato Sangye chudan sojo la Chancho pardo kyapsu che Dadan shindun ruble tu Dagi chancho semke ato Chocho dana shubayi Sangye chancho sembasu Dagi tsobe chancho chire Tene chancho semke ato Da se mala sone bada lakti tanya beduye ranchin chambro negruche ladamiye chepete musum shamda iki tul kusan chitin laname namke kangun kyab gyurche omno namo bhagavate benza sarva pramadane takadayataya arahate samya sambudaya dayata om benze benze ma benze ma teca benze maha vidya benze maha bodhi chita maha bodhi mandapa sakramana benze sarva karma avarana vishodana benze svoha namo bhagavate benza sarva pramadane tathagataya arahate samya sambudaya tayata om benze benze ma benze ma teca benze ma vidya benze ma bodhi chita benze maha bodhi mandapa Sangramana benze sarva karma avarana vishodana benze svoha Namo bhagavate benza sarva pramadane tathagataya arahate samya sambudaya tayata om benze benze maha benze maha teca benze maha vidya Bodhicitta benze maha bodhi mandapa sangramana benze sarva karma avarana vishodana benze svoha konjo sumge denba dan sangge dan janjo semba tamje gi chingge labdan songi yoso zobe ngadan chembo dan chuke yin nambra ta chin samge mikya topge teshini tu kyur chi Jojo jide na
dāgī mā lū tētā tam chē lā lū dāng dāng wē chā gī wū sāmbā chē bē mē lāṃ tō dāgī gyā wā tam chē yī gī mū sūn tō shīng gī dūnyē lū rā tū bā yī gyā wā gui lā rā tū chā tsē lō dū chī tē nā dūnyē sāng gē nam sāng gē sē gī wū nā shū bā dā Dedra chugi ina malupa Tamche dagi Kamura mu teda ngapa mi gyatsu nam Yangi yela gyatsu chakungi Gyawa kungi yunde rabjuchi Dewa shepa tamche dagi tu Medu tamba chenwa tamba da Singi namda jugba dujo Marmi chodan dubu dambayi gyawa teda lani chibraki Nasa damba namgi chichodan chibra purba riraba nyambadan Kuba kibra pabi chugungi gyawa teda lani chibraki Chiba kana lami gyachewa teda gyawa tamche layama Sambo che la tebe todagi Gyawa kun la chadze che paragi Aya tu tado la ma la gyazo jewa Zange la gyazo jewa che la gyazo Gende la gyazo jewa Tenpa chomden de dijin che bata Chomba yang dabra zobe zange pe Gyawa shake tu ma la cha Tiji jeba doji ngingbo rado jomba la cha Zelo tiji jeba rinje vyoto la cha Tiji jeba luangi gebo la cha Zelo tiji jeba fao de la cha Zelo tiji jeba pegi la cha Zelo tiji jeba rinje vyoto la cha Tiji jeba rinje dawe la cha Zelo tiji jeba tonwa tuye la cha Zelo tiji jeba rinje dawa la cha Zelo tiji jeba tima meba la cha Tiji jeba pe jin la cha zelo, tiji jeba tsangba la cha zelo, tiji jeba tsangbe jin la cha zelo, tiji jeba chula la cha zelo, tiji jeba chule la la cha zelo, tiji jeba pe san la cha zelo, tiji jeba zendebe la cha zelo, tiji jeba suzetae la cha zelo, tiji jeba uebze la cha zelo, tiji jeba nyange mebe be la cha zelo, tiji jeba semigi pu la cha zelo, tiji jeba Meto bela cha Tiji jeba tsambe vese namba rube ngomba kemba la cha zelo Tiji jeba peme vese namba rube ngomba kemba la cha Tiji jeba nora bela cha zelo Tiji jeba tembe bela cha zelo Tiji jeba tsambe shindo yongta la cha Tiji jeba ombo doge genze gege bola cha zelo Tiji jeba yule shindo namba gewa la cha zelo Tiji jeba namba nebe shebe bela cha zelo Tiji jeba kune namba kube bela cha Tiji jeba rinje bema neba neba la cha zelo Tiji jeba da juma yanda wa zobe sange rinbo chetan bema la rabdo juba sange rinwangi Teda la soba cho cho chi tingi kaan tamche na tiji jeba la juma yanda wa zobe sange chumde de kaan chingi ji chude cho shi shukbe sange chumde de teda Tala gonzo su dagi kewa dita kewa tome tama ma jeba na kowa na kowe kene tamche du dikbe le giba da gido tsawa da giba la jizu Chudingi kora gindingi kora cho cho gindingi koro choba da choto choba da choba la jizu Tama jeba ngaye le giba da gido tsawa da giba la jizu irawa Mi kewa chuyi le gi nam yan taba lama la shuba da shudo soba da shuba la jizu Da zimje nyawa jebam, tindu kene zoche, idage yu tokyam, yu takok tokyam, lalor kebam, hatse rinbo namzo kebam, ombo matsama gyurwa, tawa labara zubay, sange junwa la nyeba migyoba gibi, lege deba, kaha laba de dadamja, sange chumde de yishi su gyuba, chendo gyuba, bando gyuba, tsambara gyuba, kembe seba, tadage chen, cha so, mi jabo, mi bedo, le chegen, chichin, domba gila so, sange chumde de tadad, Dala gonzo su, dagi kewa, didan kewa, tome tama ma chiba na, kowa na, kowe kene, shenda do jimba tana, tudu kene su kewa, se kama, chizam jimbe, gewe cawa, dagi tsirim sumbe, gewe cawa, kama.
dagi tsangpara chobe gewe zawa kanla ba dagi simjin yonso meba zebe gewe zawa dagi chanjo chodo sengebe gewe zawa kanla ba dagi lana mebe ijigi gewe zawa kanla ba eta tamche chikdo duje domde dunda lana machi kanla machi bada komeya koma lameya lama yonso ngobe lana andaba zobe chanjo do yonso ngoba gewo chidara debe sangye chumde da nange yonso ngoba chidara machi chumde Mova, Gubata, Chetra Tadarashi, Sanga Jumde, Nangi, Yusu, Mova, Zeba, Dishindo, Dagi, Yusu, Mova, Diva Dangelani, Sosor Shazo, Sona Dangelani, Jesu, Yiran, Sanga Tangelani, Kushis, Dangelana, maybe Iziki, Chotombo, Toba, Guji, Mijoga, Kanda, Dodge, Kanda, Deba, Deda, Dishin, Kamachu, Yunga, Bataye, Gato, Dagon, Tomoj. Kazonyawa, Pada Mala Mogubada, Kemboda, Lobula, Mogubada, Totamba, Sumber Chubada, Ujosuda Neve Lake Bada, Tabu Chipambada, Pabe Gindilo, Sinjela Neve Lake Balazo, Diva Migibe, Totagi Gibada, Gido Saba, the Shingi Gibala, Joso Yira, Dona Dureda, Tarbe, Gazogi, Kobada, Yuzungi, Guru Gibi, Yedongi, Tot, Chijiba, Tamjela Madoji, Sabachabolas, Chojuno, Sanga, Chijusaba. Chang'a dolo mi jaba chaso chi chi ki do ba ki la so di chi chi na da da wa ma dian ba chana da mi ge wa la so da so lu ki le ne na ba sun na ki na ba shi da ni kan ya yi ki na mi ge ju bo so so ri sha to ma me ne ta de ba mi ge ju dan ca me nga sem ne ni mo wang ki bi di ba tam je sha ba ki do cha she dan ti mo Lyudangada di ji yi ge ge di ba da ge ge wa ji ji ba te da tam je da ge so so sha cho ju ge wa gun da sang ge ze rang ge nam da lo ta. Kebaji ge dungi jubaya dagi tumora do sawagi chanze wada chujin shabada jezo yira kujin sowa ye keba junze dagi chanju jemboro ngu ya shingam biwa ki wu on benza bume a on jezi ge zaji on benza rege a on shishari kuyu ge kuyu vizu Rigabo rira shara lupabo lo zambu ni no palan Chara mingi luda lupa ngayam da ngayam shi Yindi dalam jutru Tamingi da tamingi gida yarimbo chi Rivo ya pasangi shindi Nije ye ba mamimba yirudu Kolo rimbo chi nubu rimbo chi Visual had a little bit of a song. Tumogi modru malu batse do so. Yeah.
Tirenge konzo Italy ke tone ale tambo kulonchu ya diche ane dogdo dogdo di anzo namsha gindo domba len di konzo mangbo chi ki samlo tambo ta yin de so so domba re re pha samlo ta ne ine domba re re samlo di khachim bo re te ine dile chowo di ale nganzo ki ta tirine sani nima ma sha ki pardo ta mata nima chi girin la ta so so ge ta kulon number ta pe tone ta ingo rube tene ta simchen tam chegi tendo to yanda bar sobe sangi koban to bar chabe tendo ta chawa kai me lunga isum gi chawa kai me di tendo ta yangi ta zo dire man so nam chegi ndu mi ze ki de ningre ningre gi ta chegi chego gi samba di yore cho yabo chegi yore ina yang paru dila ngan so chawa mangbo ta se di gi tendo short ro gi yoro wa man so yama gi paru dila chidan chena yabo chegi yore sangma ina ngan so kar chena ma chena nganzo chawa mangbo chigi tone ta tsedi jigden be tone nganzo ya shor drogi yosan ta tiri ne nganzo san nima mashaki bardo ta tsobo de nganzo lunga isumge chawa kang cheba tamche mone tane nganzo ki ta simchen tamche ki tundu soso ki simchen tamche ki tundu nganzo tandane kanshibu che tubu mare ine ya ta simchen shen la pendo ki pendo chiya ki tundu ane soso ki mone tane ki ta nyomo la sopa da ane ma jane soso ki gyugi yönten di ya geya ki tundu ta gewa saya la sopa ta dingan so ki lunga yusum ki chawa di ke tamche di ki tundu tanya ki ta sobo di chene roa ok prima di fare la presa specifica dei voti maybe you need translation. If you need some help, you ask, okay? La prima cosa che è importante è capire il perché siamo qui. Okay? Molto spesso quando si parla della presa dei voti, dei precetti Mahayana, andiamo a pensare molto ai 8 voti che ci sono, che giustamente vanno presi in considerazione, vanno pensati, vanno rispettati, ovviamente. Però in realtà questi 8 voti che si vanno a prendere non sono l'essenza degli 8 precetti Mahayana. Sono un modo per ricordarci, per direzionarci al voto principale. Quello che accade è che nella nostra vita quotidiana noi siamo molto spesso presi dalle distrazioni quotidiane di questa vita. Quindi anche se abbiamo una predisposizione per il Dharma, anche se facciamo le nostre pratiche, anche se ci dedichiamo in tanti modi, molto molto spesso gran parte delle nostre azioni vanno a finire nelle necessità quotidiane, mondane di questa vita. Invece quello che accade è che quando noi guardiamo intorno a noi, noi vediamo effettivamente che sofferenza esiste, sia in noi che negli altri che ci stanno intorno, no? E non è che c'è molto che si possa fare. L'unica cosa che tutti quelli che sono venuti prima di noi, che ce l'hanno fatta, hanno fatto, è stato quella di sviluppare effettivamente se stessi. Quindi di sviluppare la propria saggezza, la propria compassione, le proprie qualità interiori, in modo da poter aiutare gli altri. E quindi si prende l'impegno da oggi fino al sorgere del sole di domani di dedicare le proprie azioni di corpo, parola e mente per la pratica del Dharma. Perché?
perché vogliamo a tutti gli effetti sviluppare le nostre qualità, il loro massimo potenziale, divenire un Buddha noi stessi, per poter a nostra volta aiutare gli altri. La vera ragione è perché vediamo che vogliamo poter essere di beneficio per gli altri esseri. Però quello che accade è che, così come siamo messi adesso, è un po' difficile. No? Facciamo fatica a prendere cura delle nostre cose. Basta che una persona dica una parola un po' sopra sotto che già uno si mette a soffrire. Basta che ci sia una cosettina che non va come uno si aspetta, uno già rimane male, eccetera, eccetera. Perciò quello che accade è che per poter aiutare gli altri esseri dobbiamo prima stare bene noi stessi. Io, se no, altrimenti possiamo nel frattempo aiutare con la generosità di dare materialmente, possiamo aiutare dando affetto a quelli che ci stanno intorno, possiamo aiutare dando protezione agli altri esseri che incontriamo, però l'unico vero aiuto profondo che si può dare, sostenibile, è il Dharma, è aiutare l'altro ad aiutare se stesso a medio e lungo termine, no? E per fare questo dobbiamo prima realizzarlo. Non è una questione di solo imparare gli insegnamenti tecnica, teoricamente, ma è principalmente generare, realizzare ciò che uno vuole trasmettere agli altri. Per questo, nella nostra quotidianità, molto spesso noi veniamo presi da tante, tante azioni e noi prendiamo rifugio in tante cose che in realtà non sostengono questo percorso. Sono rifugi che in sé e per sé non hanno nulla di sbagliato o di negativo in sé. Questo è importante ricordare. Non è che sono peccato. Non è che certe volte nella nostra cultura gli 8 precetti vengono presi come dobbiamo evitare queste 8 cose perché se uno lo fa è peccato. Se uno lo fa c'è un karma negativo intrinseco in sé. Non è assolutamente questo. Sono cose che in sé per sé non sono negative, però sono cose che ci riportano a dei falsi rifugi, a dei rifugi che noi prendiamo che non riescono effettivamente a sostenere uno stato di felicità e molto meno ci possono aiutare a portare a uno stato di stabilità interiore per poter effettivamente aiutare gli altri. Quindi questi voti che noi andiamo a prendere, oltre ai primi che effettivamente sono azioni negative, quindi c'è il voto, no? Come diceva, tene socio mi chashin, il voto di non uccidere, shingen nori allang mi cha, il voto di non prendere ciò che non ci è stato dato, di non rubare, trikpe chokyan mi chuchin, il prossimo voto, in questo caso specifico, è di non avere rapporti sessuali. In questo caso specifico non è che avere rapporti sessuali in sé e per sé sia un'azione negativa, quello no. Però quello che accade è che è uno degli aspetti principali dove si proietta la felicità sui piaceri mondani, su un qualcosa che non riesce a sostenere effettivamente la felicità. E quindi è una delle cose che va a legare sempre di più a un ciclo di attaccamento e quindi una proiezione di felicità in quello che in realtà non sostiene. Perciò uno dice ok, da oggi fino all'alba del domani mi andrò ad astenere da quelle azioni che io ho la tendenza di seguire che non mi portano verso l'illuminazione. Non vuol dire che siano necessariamente in sé per sé negative. Quindi ripeto questo, non è che gli 8 precetti è smetto queste cose perché se no sono tutti negative, sono tutte karma negativo. Non è quello. Ma è principalmente perché noi sono delle cose nella quale vanno ad aumentare l'attaccamento, il modo come viene, poi il modo più ordinario che è quello in cui siamo tutti, è quello di aumentare sempre più l'attaccamento, aumentare il desiderio, rimanere intrappolati in qualcosa che alla fine non porta un beneficio effettivo. Non ci aiuta a sviluppare amore, compassione, saggezza, non ci aiuta a crescere nel nostro percorso. Okay? E poi molto spesso tutti i piaceri del corpo, quando noi rimaniamo intrappolati nell'attaccamento a questi piaceri, eccetera, sono una forma di distrazione del percorso.
perché la mente rimane intrappolata allo spazio interiore. Molto spesso il problema non è tantissimo il piacere in sé, ma quanto spazio quel piacere consuma poi nella nostra vita interiore, nella mente, nelle azioni, nelle scelte, consuma uno spazio spaventoso. Anche per questo che più avanti arriva il voto di mangiare, non mangiare fuori orario, viene detto. Ma la ragione che viene detta di non mangiare dopo mezzogiorno, una delle ragioni è per mangiare ciò che il corpo ha bisogno, per non mangiare con un'attitudine, non è solo il fatto di non mangiare dopo l'ora in un certo orario, ma principalmente è non proiettare la propria felicità sul cibo, non mangiare per il piacere del cibo, ma mangiare per nutrire il corpo. No? Perché anche lì quanto tempo e spazio viene dedicato interiore, esterno, per il piacere del palato, non per nutrire il corpo. No? Quindi il terzo voto è quello di evitare i rapporti sessuali, proprio con questa intenzione di avere consapevolezza, di non prendere rifugio nei piaceri sensoriali che poi dopo non riescono a sostenere effettivamente un percorso di crescita e di sviluppo spirituale, e più che altro ci legano sempre di più a questo ciclo di sofferenza. Poi c'è evitare di dire quello che non corrisponde con la nostra versione della realtà, ossia non mentire. Il mio consiglio è parlare il minimo possibile, ok? Dire ciò che è necessario. Ricordiamoci che in generale la nostra parola direziona la nostra mente, e una delle cose che abbiamo la tendenza è di parlare di più di quello che serve, e di solito si entra a parlare degli oggetti di attrazione, di avversione, si entra in dinamiche che non sono necessarie. Quindi da oggi fino all'alba del domani non mentirò, e possibilmente cercherò di dire ciò che è necessario, senza stare ad aggiungere cose in più. Poi abbiamo il voto che dice Kyoni mambo nier tempe, chanyo su paur chas, visto che porta tanti risultati negativi, abbandonerò da oggi fino all'alba di domani il consumo di qualunque sostanza che tolga la chiarezza della mente, in particolare dell'alcol. Perché quello che accade è che l'utilizzo dell'alcol, uno dice ma un pochettino non fa niente. In parte è vero, in parte un pochettino porta un po' di più, che porta un po' di più, che porta un po' di più, che genera uno stato mentale di torpore. È un rifugio che in realtà non funziona veramente, perché uno quando non si sente tanto bene con l'utilizzo di alcol e altre sostanze va a diminuire effettivamente il lung interno, l'ansia eccetera, però fa in qualche modo per dimenticare i propri conflitti, non per risolverli, e poi ritornano. E oltre a questo portano a perdere il controllo della propria parola, delle proprie azioni, e poi uno fa delle stupidate. Quindi da oggi fino all'alba del domani eviteremo l'utilizzo di qualunque sostanza che tolga la chiarezza della mente, in particolarmente dell'alcol. Okay? Poi il prossimo voto è non mi siederò in luoghi alti. Questo che cosa è il punto di questo voto? È il punto di non metterci in luoghi, in posizione, che vanno a nutrire il nostro ego. Ossia, vado a riconoscere che non vado a proiettare la mia felicità durante questi giorni nel riconoscimento della mia immagine. Questo può essere sedersi a capo tavola in un posto dove c'è una posizione di rispetto, piuttosto che mettersi in un posto. Non è che dobbiamo fissarci sul fatto se è più alto di 30 centimetri, perché tradizionalmente viene detto non sedersi in luoghi più alti di 30 centimetri, quindi uno invece di sedersi a tavola si siede per terra. E magari facendo questo fa l'effetto contrario, perché uno si passa per il grande praticante davanti a tutti, io voglio no, far vedere che sono il grande praticante, quindi effettivamente hai fatto, sei seduto nel posto più alto di tutti, anche se sei per terra. Perché cosa vuoi? Il punto è non mettersi in luoghi, in posizioni
per far vedere quanto io sono bello, bravo, questo, per non avere un'attitudine di potere, di importanza, di attaccamento alla propria immagine. Poi c'è il voto di non mangiare fuori orario. Questo voto viene fatto in due modi, sono due tradizioni all'interno del nostro proprio lignaggio. Una che fa riferimento a non mangiare dopo mezzogiorno, quindi uno può fare colazione e pranzo, e un altro in cui uno non fa colazione, fa solamente il pranzo. Io l'ho ricevuto in tutti e due i modi. Okay? Si dice che per esempio nel monastero di Ganden lo fanno sia colazione che pranzo, nel monastero di sera fanno solamente pranzo. Però queste sono differenze che, visto che tutti e due i lignaggi sono validi, io lascio un po' alla discrezione di ognuno. Il punto principale qua è: non vado a mangiare per il semplice piacere del mangiare. Vado a mangiare con la consapevolezza che quello serve per nutrire il mio corpo, perché questa vita è preziosa, per poter dedicarmi al Dharma. Quindi la cosa più importante è oggi, quando si va a mangiare, cercare di mangiare con consapevolezza, con presenza, non mangiare facendo mille chiacchiere, non mangiare semplicemente preoccupandosi al piacere del corpo e per diventare bello e questo e quell'altro, ma mangiare con l'intenzione di nutrire il corpo per beneficiare gli altri. Ok? E si mangia, non si mangia dopo mezzogiorno, e questo c'è diverse ragioni. Una è la ragione perché, per quando uno deve dedicare più tempo alla meditazione, alla pratica, eccetera, mangiare dopo mezzogiorno porta più torpore mentale, quindi per avere più chiarezza interiore. Due, questo viene anche dall'epoca di Buddha, in cui la comunità monastica, non coltivando il proprio cibo, ma vivendo dalle elemosine che venivano donate, il cibo che veniva donato dalla comunità che c'era intorno, per non pesare sulla comunità si mangiava una volta al giorno. Quindi c'era anche questo aspetto. Però in questo caso, noi seguendo anche l'esempio di Buddha, che mangiava, non mangiava dopo mezzogiorno, anche noi oggi non mangiamo dopo pranzo, e quando mangiamo ci sediamo con attenzione, cerchiamo di mangiare in un modo consapevole, dedicando che possa questo nutrire il nostro corpo, perché possiamo essere di beneficio agli altri, perché possiamo seguire questo percorso. Ok? Senza dilungarci troppo, ok? Adesso intendo dire. Poi c'è il voto di non utilizzare profumi, gioielli, trucchi, eccetera. Questo che cosa fa riferimento? Fa riferimento a non cercare di adornare se stessi proiettando la propria felicità sulla propria immagine. Quindi quello che succede, che cos'è? Per esempio, è già capitato persone che dovevano prendere gli 8 precetti e dopo dovevano andare a lavorare. E nel lavoro che dovevano fare c'è uno standard di come si dovevano vestire, eccetera, eccetera, no? In questo caso non ci sono problemi, perché quello che accade è una cosa, è quello che noi dobbiamo evitare, di vestirci in un certo modo, prepararci in un certo modo, eccetera. Per che cosa? Per l'attaccamento all'immagine, per l'attaccamento a come io appaio agli altri, per una cosa di attaccamento anche al piacere fisico, eccetera. Quindi uno non va a utilizzare profumi, non va a utilizzare, non va a truccarsi, non va a mettersi dei gioielli, eccetera, eccetera, perché la propria apparenza è un'illusione di felicità. Quindi per non... ritorniamo un po' di più al fatto di creare i gioielli interiori, no? Come Rinpoche diceva, inner makeup, più che prendere cura dell'apparenza esterna. Ok? Ok. E con questo, e poi c'è l'ultimo, che è quello di evitare, da oggi fino all'alba di domani, la danza e la musica. Ok? E ovviamente questo include anche tutti gli altri tipi di intrattenimenti. Non è che, ah no, nel testo non c'è scritto la televisione, no? Quindi va bene. No, non è così. Il punto qua non è che la danza o la musica siano negative, no. Però sono delle distrazioni, intrattenimento.
E noi prendiamo l'impegno da oggi fino all'alba del domani di dedicare il nostro corpo, parole e mente per il sentiero all'illuminazione. E quindi dinanzi a questo andiamo ad evitare le azioni che siano distrattive, che siano delle azioni che ci vanno a distrarre da focalizzare la nostra attenzione in ciò che è effettivamente virtuoso. Ok? Quindi, ripeto, non è che sia perché danzare sia una cosa cattiva o che cantare o la musica sia una cosa cattiva, no, assolutamente no, ma è principalmente perché noi fortemente nella nostra vita abbiamo un aspetto di intrattenerci, di far passare il tempo, di in qualche modo creare dei momenti anche belli, che non ci sono negativi, però nel quale uno si va a distrarre. E quindi, visto che vogliamo dedicare questi due giorni, questo giorno, da oggi fino all'alba di domani, specificatamente per il nostro percorso spirituale, per la nostra, no, per coltivare le sei perfezioni, per veramente cercare di camminare, fare un piccolo passettino in più nel nostro percorso, vogliamo dare nostra intera energia verso di questo. E poi è con questi voti uno prende l'impegno di non proiettare la propria felicità sull'immagine, sui piaceri sensoriali, sul potere, sui beni materiali, eccetera. Questo è dove rientrano questi voti. È importante capire il contesto, ok? E il voto principale, che non è espresso in un modo così oggettivo, però il voto principale non sono questi otto precetti, ma è quello di voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, per quello che viene chiamato i precetti Mahayana. Ok? E quindi, prima di tutto, dobbiamo concentrarci su questo. Dobbiamo capire che quando noi guardiamo intorno a noi, no? Qua dove siamo, che vediamo l'immagine di tutti questi Buddha, di questi maestri, Bodhisattva, eccetera, ognuno di loro un giorno era messo male. Ognuno di loro un giorno era con sofferenza, con rabbia, con invidia, con tutte le difficoltà in cui noi ci troviamo. Però hanno trovato in un certo momento qualcuno che li ha guidati, sono riusciti a mettere sforzo, dedicazione, ad abbandonare ciò che genera sofferenza, a coltivare ciò che fa bene, a gradualmente sviluppare un sentimento di amore, a gradualmente sviluppare sempre più saggezza e riuscire a camminare in questo percorso, a uscire dalla propria sofferenza per poter effettivamente essere di beneficio agli altri. No? Quando noi pensiamo e prendiamo la vita dei grandi maestri, a partire da Buddha Shakyamuni, arrivare a quelli più vicini a noi come Lama Ganchen Rinpoche, come Khyabche Trichan Dorje Chang, come Khyabche Paponka Rinpoche, non c'è stato uno di loro che ha raggiunto lo stato in cui si è trovato, no, facendo nulla. Esiste un percorso dietro. E la grande fortuna che noi abbiamo è che questo percorso ci viene trasmesso. Noi possiamo seguire questo stesso percorso anche noi oggi. Okay? Ed è proprio perché abbiamo il contatto, abbiamo la possibilità di ricevere questo sentiero che ci viene dato, che oggi noi ci impegniamo e diciamo ok, io non so se riesco tutti i giorni a dedicare tutte le mie azioni per il Dharma, però da oggi fino all'alba di domani lo farò. Da oggi fino all'alba di domani voglio effettivamente dedicare le mie azioni per il beneficio degli esseri. Voglio dedicare le mie azioni, le mie azioni fisiche, voglio dedicare le mie parole, voglio dedicare la mia mente, quindi i miei pensieri. Il più che riesco, mettendo tanta energia, voglio dedicarli per il Dharma, per la pratica spirituale. Perché? Perché c'è troppa sofferenza. Se stessero tutti bene, diciamoci la verità, se il samsara, se uno stesse bene, perché dover mettere tanta fatica e sforzo per sviluppare
tutto il percorso per raggiungere l'illuminazione, se stanno tutti bene, se l'ignoranza portasse a uno stato di benessere, va bene, solo che non è così. E quando noi guardiamo intorno a noi e noi vediamo la sofferenza che esiste, non ci bisogna andare lontano, non è una sofferenza causata da cause esterne, la sofferenza che esiste nel mondo è causata prevalentemente dalla ignoranza, dall'egoismo, dall'attaccamento, dalla rabbia, dall'odio, eccetera, eccetera. E noi lo vediamo. Perciò basta aprire un pochettino gli occhi per vedere il mondo che c'è intorno a noi, per vedere la sofferenza degli altri esseri, che è qualcosa che di solito cerchiamo di non vedere perché è troppo. No? Certe volte io ho anche pensato che una delle ragioni dell'attitudine egoista che abbiamo di pensare solo a noi stessi è perché se veramente, senza avere uno strumento valido, cominciamo a pensare agli altri, andiamo fuori di testa perché c'è troppa sofferenza. Quindi uno dice, piuttosto che stare a vedere quello che c'è intorno, prendo cura di me. Però abbiamo uno strumento e questa è la differenza. E lo strumento è, io posso, sviluppando con l'amore, praticando la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione, con lo sviluppo della saggezza, io posso sviluppare delle caratteristiche, delle qualità in cui posso effettivamente aiutare gli altri. E quindi è questo quello che voglio fare. Perciò noi ci prendiamo questo impegno profondo, sincero, anche perché, diciamoci la verità, oggi siamo qui, domani non sappiamo. La verità è che moriremo, non sappiamo quando. Quindi per quanto tempo vogliamo stare lì a far passare le giornate, no? Un po' distratti da una cosa, distratti da un'altra, e così la vita va. Invece prendiamo questa opportunità, prendiamo questo giorno di oggi insieme per poter dire, ok, io non sono un essere realizzato, ho le mie menate, ho i miei problemi, ho i miei veleni mentali, però io ho un qualcosa di molto speciale. Ho trovato qualcuno che mi guida nel sentiero, ho un lignaggio valido, ho la voglia di fare anche. E così come tutti quelli che sono venuti prima di me, che sono riusciti a raggiungere l'illuminazione, l'hanno fatto perché sono stati guidati correttamente e hanno avuto la voglia di praticare, anch'io ho la voglia di farlo. Nella mia ignoranza, nella mia saggezza farò il meglio che posso. E per questo da oggi fino all'alba del domani metterò tutta la mia energia disponibile con il corpo, con la parola, con la mente, per evitare ciò che io so che è da evitare, per coltivare ciò che io so che è da coltivare. In altre parole vuol dire avere un impegno da oggi fino all'alba del domani di vivere in coerenza con quello che noi sappiamo. Che è molto di più degli 8 precetti. Gli 8 precetti fanno parte di questo, sono un po' per darci una direzione, farci ricordare l'impegno che prendiamo, però l'impegno va molto al di là di questo. Ok? Quindi ci dedichiamo da oggi fino all'alba del domani per dire io farò il meglio che nelle mie capacità di seguire gli insegnamenti, di metterli in pratica, di poter veramente evitare le azioni fisiche che sono che vanno a generare più sofferenza, di agire in un po' modo virtuoso con il corpo, con la parola e con la mente. Ricordandoci che, visto che ognuno di noi ha anche le proprie debolezze, cerchiamo durante questa giornata di rimanere in un contesto protetto. Quindi dedicarlo a fare più pratiche, stare un po' più in silenzio, eccetera, perché poi abbiamo le nostre debolezze e la mente va, eccetera. Quindi cerchiamo di proteggerci in questo mondo e dedicarci il più che possiamo alla pratica del Dharma, che vuol dire a una coerenza fra quelli che sono gli insegnamenti, quello che noi abbiamo compreso di quello che è un modo di agire fisicamente, verbalmente, mentalmente virtuoso. Okay?
E se durante la giornata vediamo che la mente va da qualche altra parte, perché va, se uno cade in un'abitudine perché cade, non c'è nessun grande tragedia. Uno si riprende, cioè ritorniamo, punto, e segue. Ok? Adesso, questo, gli otto precetti Mahayana, non è un qualcosa che è stato inventato adesso, è qualcosa che io ho ricevuto da diversi maestri, io stesso, che a loro volta hanno ricevuto dai loro maestri, e questo è un lignaggio che va per secoli e secoli e secoli, io immagino, questo viene sin dall'epoca di Buddha stesso, ok? Nel quale si prende questo impegno da oggi fino all'alba di domani. E le parole che noi diremo per prendere questo impegno sono le stesse che sono state dette da tutti questi secoli, che adesso molto brevemente vi dico prima il significato, poi li faremo in tibetano perché questo è il lignaggio da cui noi veniamo, ok? Quindi prima di tutto oggi il modo in cui gli otto precetti si possono prendere o anche da soli o in gruppo dinanzi a un'immagine visualizzando davanti a noi Buddha o nella presenza di qualcuno che rappresenti il lignaggio, che rappresenta il Buddha, in questo caso oggi io. E quindi in questo caso la prima parte è leggermente diversa. Noi crediamo, di solito diciamo, oh, tutti Buddha delle 10 direzioni, Bodhisattva, per favore prendete, ascoltatemi, no? Abbiate un attimo di attenzione. In questo caso noi chiediamo, oh Guru, ascoltami, abbi attenzione per me. Così come nel passato coloro che sono andati al di là, Teshin Shekpa, che vuol dire coloro che sono riusciti ad andare al di là della propria sofferenza, che vengono detti Tathagata, che sono i Buddha, okay? che sono riusciti a distruggere i nemici, che vuol dire che hanno distrutto la propria ignoranza e le sue impronte. Coloro che hanno raggiunto lo stato della completa perfezione, che hanno sviluppato le proprie qualità al loro massimo potenziale, Yandagwa Zope, Sanghe, eliminando ogni negatività e sviluppando ogni qualità al loro massimo potenziale, un Buddha, Sanghe. Tachan Shetabu, che sono come il grande cavallo. Il grande cavallo ha diversi significati. Uno dei significati che fa riferimento della capacità, un secondo solo qua, che nello stesso modo che qua non fa solo riferimento al cavallo, ma anche alla carrozza, a un mezzo di trasporto, no? Che nello stesso modo che in questo percorso della vita difficile e turbolento, se uno si trova in una strada difficile e viene, invece di camminare, viene preso da un mezzo di trasporto eccellente, quindi quello li fa seguire il percorso con molta più facilità. Nello stesso modo, il Buddha è colui che ci permette, che ci aiuta di seguire questo percorso in un modo che sia libero dagli ostacoli, che ci aiuta a seguire in un modo più confortevole, quindi in cui ci troviamo meglio, in un modo che anche se riusciamo a seguire bene questo percorso verso l'illuminazione, a uscire dal samsara, Buddha ci guida, ci aiuta in questo percorso. Okay? Poi ci sono diversi altri significati che vengono dati al fatto che dica che viene detto il Buddha che è come il grande cavallo o come la grande carrozza anche, nel quale c'è anche sono delle storie in cui nel passato delle persone si sono trovate in luoghi di molto pericolo e poi c'è stata un'emanazione di Buddha Avalokiteshvara che è venuto e riuscito a salvarli e quindi nello stesso modo il Buddha oggi Buddha ci guida, ci salva nello stesso modo, quindi per questo viene dato questo nome brevemente che viene detto come il grande cavallo, come la grande carrozza. E viene detto anche Lampo Cembo, Buddha viene anche chiamato in questo caso il grande elefante. L'elefante perché
nello stesso modo che fra tutti gli animali quello che ha la più grande forza di tirare, di spingere, è un elefante, chi ha la forza per tirare tutti gli esseri senzienti verso l'illuminazione è un Buddha. Ok, quindi in questo si fa riferimento alla forza del Buddha. Poi dice Chawa Cheshin, Cheba Cheba, che hai compiuto le azioni e che compie le azioni. Che hai compiuto le azioni vuol dire, oh Buddha, tu che hai già fatto ciò che dovevi fare, nel senso di essere uscito dalla sofferenza, di aver superato la propria ignoranza ed egoismo, e che continui a fare, e che continui a fare riferimento a continui a guidare nel momento presente gli esseri nello stesso percorso. Rangi Tuenje Sutoba, che hai realizzato il proprio obiettivo, ossia che le proprie necessità sono state totalmente coperte, sei riuscito a realizzare la propria saggezza, le proprie qualità al massimo potenziale, in cui le tue proprie necessità sono totalmente coperte. E allo stesso tempo, ossia che i propri obiettivi sono stati totalmente raggiunti. No? Sipar, quanto giorno Yonsu Seba, vuol dire che sei riuscito a eliminare completamente tutte le dinamiche negative, che sei riuscito a superare ogni aspetto dei veleni mentali e delle abitudini negative di questa realtà. Yandak Beka. Yandak Beka vuol dire la parola corretta, che vuol dire che il modo in cui insegni, ciò che trasmetti è coerente, è vero. Che hai il cuore eccellente che porta alla liberazione, che hai la saggezza eccellente che porta alla liberazione. Che hai, quindi si fa riferimento alla capacità di amore, di compassione e di saggezza del Buddha. Tetagi, con tutte queste qualità, quindi con tutte queste qualità, per il beneficio di tutti gli esseri, in modo da poter beneficiare gli esseri, diminuire le loro sofferenze, in modo da poter liberare gli esseri dalle loro ignoranze e sofferenze, in modo da poter eliminare la sofferenza anche di dove ci sia la fame, poter sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista fisico, in modo per poter eliminare le malattie degli esseri, sia le malattie fisiche che le malattie mentali e spirituali. In modo di poter guidare e portare ogni essere alla più alta illuminazione, in modo di poter raggiungere se stessi la più alta illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. Con queste intenzioni i Buddha del passato hanno preso gli impegni di prendere gli 8 precetti Mahayana. Hanno preso questi impegni che noi oggi stiamo per prendere. Quindi noi diciamo così, come tutti i Buddha del passato hanno preso questi impegni, prima di diventare dei Buddha nei loro percorsi hanno preso questi impegni, così anche io oggi, e uno dice il proprio nome, prendo l'impegno da oggi fino all'alba di domani, per che cosa? Per il beneficio di ogni essere, per beneficiarli, per liberarli, per evitare che ci sia la fame, per evitare che ci siano le malattie, per poter eliminare le malattie, eliminare la fame, sia dal punto di vista fisico che mentale, spirituale, affinché ogni essere possa raggiungere lo stato dell'illuminazione, affinché io possa raggiungere lo stato più alto dell'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, anch'io oggi prendo questi impegni. Ok? Quindi, in questo modo andiamo in poche parole a dire, voi del passato che siete oggi, che oggi avete raggiunto questo stato di pace, cosiddetto Nirvana e Buddha, avete fatto questo percorso. Così come voi avete fatto questo percorso, anch'io lo voglio fare.
io voglio seguire i passi che voi avete fatto nel passato. Ok? È importante ricordarci che noi utilizziamo le stesse parole proprio perché è una trasmissione che viene da secoli e secoli e secoli e andiamo a seguire esattamente gli stessi passi di quelli che sono stati fatti nel passato. La ragione perché noi li seguiamo oggi è perché ha funzionato nel passato, non c'è perché non funzioni nel presente. E quindi noi andiamo a seguire esattamente lo stesso percorso. Ok? Perciò, con l'intenzione chiara di voler veramente praticare il Dharma correttamente, voler evitare ciò che porta sofferenza, voler coltivare ciò che porta benessere, voler effettivamente aiutare ogni essere, con questa intenzione prendiamo l'impegno da oggi fino all'alba di domani di mettere tutta la nostra energia di corpo, parola e mente per la pratica del Dharma. Ok? In particolare con questi 8 voti che andiamo a prendere, che servono più per una linea guida durante questi 2 giorni. Durante questo giorno, ok? Perciò adesso per prendere questo impegno, perché quando si fa un voto si prende un impegno, ok? Si fa una richiesta di poter ricevere questo voto, di poter prendere questo impegno. Quindi in questo momento dovete alzarvi, fare 3 prostrazioni. E dovete sedervi con il ginocchio destro per terra, il sinistro alzato. Ok? Quella posizione di fare richiesta con le mani unite. Ci ricordiamo che intorno a noi ci sono tutti i nostri maestri di lignaggio, c'è Lama Ganchen Rinpoche, Kyabche Trichan Dorje Chan, Kyabche Paponka Rinpoche, tutti gli altri maestri del lignaggio, no? Anche le immagini che abbiamo intorno a noi non sono semplici immagini. Vediamo effettivamente come la presenza di ogni maestro del lignaggio, di ogni Buddha, Bodhisattva, Dhaka, Dakini, protettori. In questo momento io sono qua davanti a voi come loro rappresentante. E prendiamo questo impegno con tutto il nostro cuore, effettivamente con l'intenzione di aiutare ogni essere. Ci permettiamo di vederli un attimo, ci permettiamo di sentire e di dire: la felicità di ognuno di voi è tanto importante per me quanto la mia. La sofferenza di ogni essere è tanto importante per me quanto la mia. Desidero che ogni essere sia libero da qualunque forma di sofferenza, che possa vivere in pace. E per aiutare ogni essere a fare ciò, io voglio sviluppare le mie proprie qualità, voglio divenire un Buddha me stesso. E con questa intenzione prenderò ora gli 8 precetti Mahayana, da oggi fino all'alba di domani. Ripetete con questa intenzione, ripetete dopo di me. Lobben gonsu sul jitrang ngi deshin shepa dra chumba yang dakpar zope sangye tachan shetabu lambo chenbo chawa cheshin cheba cheba kurborwa rangye tun jesu toba sibra gundu jorwa yonsu seba yandak pe ka lekpara nambra drolwe tu lekpara nambra drolwe sherab chen teta gi simchen tamche gi tun gi chirdan pembara chawe chirdan trolwar chawe chirdan Müge mebara chawe chirdan ne mebara chawe chirdan janchup gi chogi chönam yonsu zopar chawe chirdan lana meba yandapara
zokpe chanchup, ngebar tokpar, chawe chir, sojong yandakpar, zeba te shintu, da, dite il vostro proprio nome, shegiwe kyang, tu dine sunte, jisi sang, nima mashar ki pardo, simchen tamche, gitungi chirdang, pembar chawe, chirdang, cholwar chawe, chirdang, muge mebar, chawe chirdang, ne mebar, chawe chirdang, chanchup gi chogi, chunam yongsu, zokpar chawe chirdang, lana meba, yandakpar, zokpe chanchup, ngebar tokpar, chawe chir, sojong yandakpar, lanwar giwo. Ripetiamo per la seconda volta la richiesta di prendere questi voti, in particolar modo li dedichiamo per accumulare tutti i meriti dedicati durante questo giorno, per la liberazione della malattia, in questo momento specifico di pandemia, della sofferenza fisica e mentale. Le ben gonsu sol, jidra ngengi, deshin shekpa, dra chomba, yan dakpar, zobe sangye, tajan shetabu, langbo chenbo, chawa cheshin, cheba cheba, kurborwa, rangi ten, jesu toba, sibar kundu, jorwa yonsu seba, yandakbe ka, lekpara nambara, drolwe to, lekpara nambara, drolwe shirab chen, teta gi, simchen tamche, gitungi chirdang, pembar chawe, chirdang, drolwar chawe, chirdang, muge mebar, chawe chirdang, ne mebar, chawe chirdang, janchup gi chogi chunam, yonsu tsopra, chawe chirdang, lana meba, yandapra, zope janchup, ngebra tokpra, chawe chir, sojong yandapra, zeba teshintu, da, proprio nome, shegiwe kyang, tu dine sunte, jisi sang, nima mashagi pardo, simchen tamche, gitungi chirdang, pembar chawe, chirdang, cholwar chawe chirdang, muge mebar, chawe chirdang, ne mebar, chawe chirdang, chanchupgi chogi chunam, yonsu tsopar, chawe chirdang, lana meba, yandapra, zope chanchup, ngebra tokpra, chawe chir, sojong yandapra, lanwar kiwo. Per la terza volta ripetiamo, e alla conclusione della terza volta i voti vengono ricevuti. In questo modo ci concentriamo ancora di voler effettivamente diventare un Buddha, voler raggiungere questo stato di pace per poter aiutare ogni essere a uscire dalla loro propria sofferenza. In particolar modo dedichiamo questo impegno da oggi fino all'alba di domani per accumulare karma positivo, generare un'energia positiva dedicata a ogni essere, in particolar modo in questo momento di pandemia, dedicato a ogni essere che sta soffrendo fisicamente, mentalmente, dedicato alla pacificazione dei conflitti sociali, anche dedicato alla pace nell'ambiente. Quindi per aiutare tutti gli esseri ci impegniamo da oggi fino all'alba di domani di agire nel modo più coerente che noi riusciamo a fare dentro la nostra conoscenza e capacità, di dedicarci veramente al Dharma con il meglio delle nostre capacità per il beneficio di tutti gli esseri, da oggi fino all'alba di domani. Le ben gonsu sol,
jidrang ngi de shin she pa dra chom pa yang da pa zo be sang ge ta chang she ta bu lam bo chim bo cha wa che shin che ba che ba kur bor wa rang ge te che su to ba si bar kun do jor wa yon su se ba yang da pe ka lekpar nampar drol lekpar nampar drol we tu lekpar nampar drol we sherab che teda gi simchen tamche gi tyn gi chirdam pembar chawe chirdam drol war chawe chirdam mu ge me bar chawe chirdam ne me bar chawe chirdam janchup gi chok gi chenam yonsu zobra chawe chirdam Lana meba, yandagbra, zobe janjub, ngebra tokbra, chawe chir, sojong yandagbra, zeba teshintu, da, proprio nome, shegiwe kyang, tudine sungde, jisi sang, nimama shargi pardo, simchen tamche, gitungi chirda, pembar chawe chirda, Drolvar chawe chirda, muge mebar, chawe chirda, ne mebar, chawe chirda, janchub ki chok ki chönam, yonsu zogbra, chawe chirda, lana mebar, yandagbra, zobe janchub, ngebra tokbra, chawe chir, sojong yandagbra, lanwara ki wo. Io adesso vi chiederò, tabi no, e voi dovete rispondere, lek so, che vuol dire questo è il metodo, e lek so vuol dire eccellente. E in questo momento faccio uno schiocchio del dito, in questo momento il voto viene preso e viene concretizzato, da oggi fino all'alba di domani. Quindi io chiedo, tabi no, voi rispondete lek so. Tabi no. Ripetete dopo di me l'impegno degli otto precetti. Tengne sokche mi cha shin shengi noryang lang mi cha trikpe che kyang mi che chin jungi ci kyang mi mao kyunyi mangbo nyer tempe changni yongsu Pangwar cha, chiten chetun, mi cha shin, tishin tuma, mayin bese, chidan chenwa, gendangi, kardan luso, pangwar cha, chitara cha chum, taktuni, sojo laso, mi chetar, tishin sokcho, La sopang, la me chanchuk, nyur tobe sho. Dunghe mangchuk, jikdendir, sibe tsule, cholwara sho. So you can sit, temasum. Ngadi temasum chindo. So first, before sitting, Repeat after me, ripetete dopo di me il mantra della moralità. Questo mantra serve per proteggere i propri impegni. Ok? Om Amogashila Sambara Barabara Mahashuda Satopema Bibukite Buddha Dara Dara Samanta Avalokite Humpe Soha Om Amogashila Sambara, Barabara, Mahashuda, Satopema, Bibukite, Buddha, Daradara, Samanta, Avalokite, Humpe, Swoha, Omamogashila, Sambara, Barabara, Mahashuda, Satopema, Bibukite, Buddha,
Daradara, Samanta, Avalokite, Humpe, Soha. Sedetevi normalmente. Faremo insieme questo mantra 21 volte. Ok? Il significato del mantra brevemente. Om rappresenta corpo, parole, mente e è l'inizio della maggioranza dei mantra, no? Om Amogha è il nome anche di Amoghasiddhi. Amogha vuol dire ciò che ha significato, obiettivi. Shila vuol dire moralità. Sambara vuol dire accumulazione, gruppo, quindi l'insieme dei nostri, degli impegni che abbiamo preso. Quindi Om, l'inizio del mantra, questo obiettivo che abbiamo, che di mantenere queste moralità, Sambara viene dico fra tutte le moralità, tutti gli impegni che abbiamo preso, Barabara vuol dire crescere, crescere, incrementare la nostra moralità, Maha vuol dire grande, Shuddha vuol dire pulita, senza nessun tipo di impurezza nelle nostre azioni. Satto o sattva, per essere più preciso nella pronuncia, sattva vuol dire essere. Padma vuol dire fior di lotto. B vuol dire la sua apparenza, il suo modo in cui si manifesta. Bhushite vuol dire ornamento. Buddha vuol dire le mani. Dara vuol dire sostenere, Dara vuol dire sostenere, Dara sostenere, sostenere. Perciò noi abbiamo sostenere, sostenere. Samanta vuol dire completamente, Avalokite, il Buddha Avalokiteshvara, Hum, la mente pura, vuol dire è la sillaba seme del cuore, della mente, Pe è la parola, la sillaba di, per togliere le interferenze, quindi per togliere le interferenze nel poter mantenere i propri impegni. Il Soha è la conclusione affinché uno possa mantenere correttamente gli impegni che uno ha preso. Okay? Perciò, Tenyo Bai Tsultum Tso Gyege Senpa Takpache Peme Nambra Gembe Chak Zinzin Kune Cheresik. Quindi in questo caso vuol dire il significato del mantra è anche affinché io possa mantenere i miei impegni correttamente che ho preso in un modo puro, Avalokiteshvara che tiene il fior di lotto nella mano, proteggimi eliminando le interferenze, creando le condizioni favorevoli perché possa mantenere correttamente gli impegni qui presi. E se noi vediamo Avalokiteshvara è anche la manifestazione della compassione. Quindi sia dal punto di vista di Avalokiteshvara in quanto il Buddha della compassione, ma anche come che cos'è che è la base per mantenere correttamente gli impegni è mantenere l'amore verso gli altri, mantenere la compassione verso gli altri esseri. Questo è quello che ci protegge per poter mantenere i nostri impegni. Ok? Quindi adesso lo reciteremo insieme, anche se qualcuno che non ha il mantra basta ascoltando, piano piano si va insieme con questo. Ok? Omo Amogha Shila Sambara Bara Bara Mahashuddha Sato Pema Vibhukite Buddha Darada Samantavalokite Humpe Soha. Omo Amogha Shila Sambara Bara Bara Mahashuddha Sato Pema Vibhukite Buddha Darada Samantavalokite Humpe Soha. Om Amogha Shila Sambara Bara Bara Mahashuddha Sato Pema Vibhukite Buddha Darad Samantavalokite Humpe Soha. Om Amogha Shila Sambara Bara Bara Mahashuddha Sato Pema Vibhukite Buddha Daradara Samantavalokite Humpe Soha. Om Amogha Shila Sambara Bara Bara Mahashuddha Sato Vibhukite Buddha Daradara Samantavalokite Humpe Soha. Om Amogha Shila Sambara Bara Bara Mahashuddha Sato Pema
Bibo kite buddha dara dara samantava lokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satope Bibo kite buddha dara dara samantava lokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satope ma bibo kite buddha dara Samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha darada Samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha darada Samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha darat samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satope bibukite buddha daradara samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satope bibukite buddha daradara samantavalokite humpe Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satope bibukite buddha daradara samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha darat samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha darat samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara Mahashuddha satopema bibukite buddha dara dara samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha dara samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satopema bibukite buddha Valukite humpe svoha Om Amogashila sambara barab Mahashuddha satopema bibukite buddha dara dara samanta valukite humpe svoha Om Amogashila sambara barabara Mahashuddha satopema bibukite buddha dara Samantavalokite humpe svoha Om Amogashila sambara baraba Mahashuddha satopema bibukite buddha dara dara Samantavalokite humpe svoha Om Amogashila sambara barabara Mahashuddha satopema bibukite buddha dara Samantavalokite humpe svoha Om Amogashila sambara baraba Mahashuddha satopema bibukite buddha darad Samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara baraba Mahashuddha satopema bibukite buddha darad Samantavalokite humpe soha Om Amogashila sambara bara bara mahashuddha satope buddha darada samantavalokite humpe soha Durante il giorno potete ripetere questo mantra per ricordarci di proteggerci dalle nostre proprie debolezze in modo di mantenere correttamente il nostro impegno, ok? Facciamo le dediche finali. Questo non va, diciamo, fatto ripetuto, però visto che non avete tutti scritto, ripetete dopo di me, ok? Dici, non gendoci a mare te, non conso so so loia me, ma non gendoci cerciuna, va? Cimge tsul cim, kio me cing,
Sulci nambra. Dagtande. Longsem mebe. Sulcim gi. Sulcim parul. Jinzo sho. Timgi sulcim keme chi. Sulcim nambra dadande. Longsem mebe. Sulcim gi. Chilchen paro chinzo shoy chutsun lame kutse rapten chin namkra chinle chochur geba dam losan timpe drume sasum gi drume mun se tatu ne gyur chi kewa kundu yanda lama dam drame chuki pe la lonche chin sadan lamge yun de rabzo ne Dorje Changi Kopa Nyurtob Shos Chanchub Simcho Rimpoche Make Panam Kegurche Kepa Nyambra Mepayang Kongne Kondo Pelwara Shoshide Simcho Rimpoche Make Panam Kegurche Kepa Nyambra Mepayang Kongne kondu pe warai shua simche neba chi nyepa nyurdu nele tar gyur chi druwe nini malupa takdu chungwa mebra shua menam tudandem sanga deju drupayi kandru simbo la sopa ninje simdan den gyur chi Chonam guna luda sim dunga neba chinepa Teda dagi sonam ki Dega gyatso topara shu Taye drova sile trache chirtame mula lasan tapetu Lume kuncho sumdan tutopche Transon tui denzin drupgyuru chi Chunga chimbo draini simchen dunga targisho Keba chewa samyeso, chedun zinchin shugyurchi. Nimo dele tsendele, nime kuyan delekshin. Nintzen takto delekpe, kuncho sumki chingilo. Kuncho sumki ngodrubutsul, kuncho sumki trashishu. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni, tiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. In questo modo concludiamo la presa dei precetti Mahayana, ok? E poi alle 10 ci sarà la puja del fuoco e questo invito tutti a mantenere la consapevolezza, ok? Con gioia.